Salve! La piazza che imbratti i muri del metrò. Pensavo di offrirti un sorso di zabò. Ma cosa leggo? Preferisci del vos. Sai, la scritta che hai scritto, sai, mi piace assai. Sai, quel tuo colpicino che guardava me ha spinto il mio corpiccione verso te. Che scrivi sui muri milioni di sigle tipo A, to, A, to, V, M, D, B. Come sei attraente tu, che sogni quel ciccio bombo dei Take Dance. Fai le prime esperienze con il tuo Gillette, quell'autoerotismo a base di Dolcino. E tutto d'un tratto il coro. Ti voglio bene, ma non so, se poi resisterò. Amarsi sarà routine, e poi ci sarà il divorzio, e i figli sono infelici. E andare ad abitare in Francia. Non so farlo. È il vettore tese! È il doppio anello che non Giorgia! So quello così. La mitica presenza dell'architetto Mangoni, la prima volta con noi nella parte del peperone. Io sono emozionatissima! Bella Serena! Che bello! Allora io voglio
voglio dire, no, devo grazie, chiedere delle cose. Grazie, maestri, maestri, grazie. Maestri, facciamo ancora un applauso, maestri, emozioni. Perché questo pezzo... Dillo, dillo. Vede, Dandini, questo pagina pezzo. 72 del Devoto Eli, la grande cantante italiana che duetta con il grande gruppo, con il grandissimo ospite, architetto Mangoni, che per la prima volta si esibisce sul palcoscenico nel certo, nostro show. Certo. Ma è anche la prima volta che questo pezzo voi lo fate dal vivo, vorrei ricordare al pubblico. Esatto. È giusto? No, esatto. Tu hai cantato con loro questo meraviglioso pezzo che è... Lo ha cantato sul nostro album Hit The Fikis del 1996. Ed è la prima volta che viene cantata invece dal vivo sul palcoscenico con Giorgio. E questi sono i grandi artisti, capito? Invece di venire a fare il suo pezzo bellissimo, è venuto a fare questa canzone. No, meravigliosa. No, che tra l'altro per me cioè, è tostissimo questo pezzo. Cioè, questo se... è duro, è difficile. Ma qual è un po' l'essenza di questo pezzo? È un brano di respiro internazionale che parla dell'amore. Le canzoni non si spiegano, si sentono. No, no? Sì, però siccome questa c'è ragione, dura, spiega, non lo sai spiega. Perché... No, io proprio sto qua, no? Qualcosa no, spiega. Parla, è un brano che parla dell'amore, però sì, chiaramente parla dell'amore in un modo vabbè, non molto voglio nostro. Sapere altro, io sono felice, ho visto anche che hai... balli meglio. Ti piaccio? Ma molto, sai, non so come mi mai, ma ti vedo che sei sciolta. È l'età. No, è l'età. Ma noi dopo stiamo insieme, facciamo un momento donna donna, ti voleva salutare Dario. Sì, volentieri, no, salve a tutti, salve, no, saluto. Intanto il più grande peperone del mondo, scusate. E poi la più bella ancora voce italiana, che meraviglia. Amore, parlate già assieme. No, aspetta, perché dici una cosa così, poi ne dici altre 5 o 6. No, volevo dire che è la più bella voce italiana, però ho saputo che il suo figlioletto preferisce la Pausini a lei. È vero. Possiamo dire che chi ha il pane non ha i dentini? Ho già capito. Arrivederci. State bene, grazie. Che paura. Sa che... Allora, Giorgio resta con noi. Che paura, non capisco. Voglio dire una cosa? Dimmi, Gocca. Bellissima la camicia. Guardate i beccucci. Impressionante. I beccucci. Lo sai che c'è, che c'ho la frangia, ogni tanto ho necessità di tirarmi in piedi. Lo sai io che lo... ce l'hai. Sacco, ah, capito? Praticamente pensavo non te ne riaccorgo. Non solleva mai, è un vestito. È un vestito. Ma chi è? Dio! Vado, con noi. Hai visto? Vado a dare... chiedere un sacco di cose, adesso vado a dare 10 euro a Ugo. Ugo. Con la nostra fiction, conosci la Spy Story? Sono pronta. Di Neil Gregg, l'uomo che non capiva troppo. E ho detto tutto. Ecco.